a te a tutti ciurma e benvenuti da Giocherina in questo nuovissimo episodio su Separate Ways. Vi ricordo ragazzi che il vostro sostegno con le like è assolutamente fondamentale affinché la serie possa proseguire. Per cui se volete al prossimo episodio vediamo di riuscire a raggiungere almeno i 30 like ragazzi. So che ce la possiamo fare, ve ne chiedo veramente pochissime e per voi è soltanto questione di un secondo. Per cui mi raccomando, spolliciate. Ed eccoci qua di ritorno, signore e signori. Dopo che la volta scorsa siamo riusciti a sfuggire alle grinfie di Mr. Kela, che però ci sta ancora dando la caccia, e attualmente stiamo cercando, credo, di raggiungere Luis, che invece è andato in soccorso del povero Leon. Se non erro, probabilmente si tratta di quel pezzo, ragazzi, in cui si rincontrano nelle miniere. Quindi praticamente stiamo cercando di arrivare proprio in quel posto lì. Fatto sta che ci siamo ritrovati praticamente in un nido di insettoni, quindi veramente una gioia, ragazzi, incomparabile. Allora ragazzi, l'attuale situazione della nostra valigetta è questa. Per quanto riguarda i colpi eccetera eccetera, non sono messa proprio benissimo, ma pure quelli sono dettagli. Fatto sta che non ci resta, ragazzi, che procedere. Qualcuno di voi mi ha anche consigliato su come mettere le gemme nel tesoro, esatto, proprio in questa corona elegante, quindi poi mi andrò a rileggere con calma quel commento non appena riuscirò a trovare un'altra gemma rettangolare, perché è quella che ci serve. Per cui appunto l'ultima volta mi ero avventurata in queste zone qua, porca paletta. Manco il tempo ad arrivare. Oh, ma che è? Ma non vi vergognate neanche un pochettino? Cioè, io ho capito che sarete contenti del fatto che io sia tornata, però dovete darvi un attimino una calmata, signori miei, perché così veramente non è fattibile, ragazzi. Cioè, non si può fare. Allora, qui intanto ci sono delle risorse L, direi di raccoglierle. E io vorrei un attimo capire da che parte dovrei andare. Allora, il nostro obiettivo è di qua, ragazzi, per cui suppongo che ci avventureremo direttamente da questa parte, anche se l'ultima volta non era stato proprio entusiasmante arrivarci, perché come al solito ci sono tanti cari amichetti che ci aspettano. Quindi direi di andare. Perfetto, passiamo qua sotto. Cos'è sta roba che si muove? Che la vedo che si muove. È un insetto? Ah, è un pesce. Signore dei canali. Ah, ma quindi era un pesce. Aspetta, non me lo posso portare appresso? Ma che davvero? Cioè, c'era una sfida, se non sbaglio. Allora, mangerò questa, ragazzi. Vediamo se... Ok, perfetto. Riorganizzando così lo spazio riesco a prenderlo. Quindi, se non erro, c'era una sfida che parlava proprio dell'ammazzare il signore dei canali. Quindi io manco a farci apposta, pensando che si trattasse di un insettone. Chissà per quanto tempo ho vissuto qui sotto. Ho preso e l'ho ammazzato così, senza colpo ferire. Per cui adesso i cunicoli qua sotto adesso si diramano un pochettino. Ovviamente continuo a prestare attenzione perché temo... Eccolo qua. Che cari insettoni ci aspetteranno praticamente dappertutto. Raccogliamo quello che ha lasciato. Non posso più raccogliere niente, ragazzi. A me quello che mi sta a far venire il nervoso sono queste due piantine gialle che non ho potuto usare in alcun modo. Però se uso della polvere da sparo e mi faccio un pochettino di munizioni per carabina, che attualmente credo di averne solo 7, però non so quanto spazio missili libererebbe, sinceramente. Non lo so, ragazzi, sta roba mi mette abbastanza nervosa. Adesso io non so se liberarmi della balestra o cosa fare, ma sta cosa è veramente fastidiosa. Non posso raccogliere più niente, per cui vabbè, non perdiamo più tempo, continuiamo ad avanzare di qua, ragazzi. Se no veramente questo DLC mi sa che non lo finirò mai, perché mi avete detto che il DLC non è proprio tanto lungo. Però io sono ancora qua, ragazzi, ovviamente, anche perché non facendo episodi tanto lunghi, appunto, il DLC dura parecchio. Ok, non so quanto manchi alla fine, sinceramente. Probabilmente non mancherà ormai molto. Pesetas, intanto più indietro, ragazzi, ho raccolto munizioni per mitragliatrice. Accovacciamoci, passiamo e vediamo dove ci porta questa piccola. Oh, almost there, ci siamo quasi, caro Luis, maledetta a te. Eccoti qua, ci siamo quasi, Allora, io distruggerò queste due casse. Munizioni mitragliatrice, pesetas, non mi sta convincendo il fatto che mi stiano dando così tante munizioni per mitragliatrice, però vabbè, non grazie le schiferemo. Per le indicazioni, Luis. E quindi mi armo proprio di mitragliatrice, nel dubbio. Cos'è qua? Non mi piace sto posto, ma tipo per niente. Non mi dice niente di buono questo posto, ragazzi, ma proprio niente. Oddio, allora rompiamo qua, va.
Non c'ho più spazio, niente. Per polvere da sparo c'era al massimo. Munizioni carabina, non le posso prendere, non c'ho più posto. Porca paletta, ragazzi. Questo è un bel guaio. Se ricarico qua, niente. Comunque non c'ho più posto, ragazzi. Quindi polvere da sparo, idem. Pegetas, però pegetas le posso prendere, sì. Le lasciamo qua. Io non so se ste robe spariranno, ma questo gorgoglio che sto sentendo non mi convince, ma proprio per niente. Non mi piace. Non mi piace questo posto. Cioè, fatemi dire sinceramente. Spray medico che mi sarebbe molto più utile, ragazzi, di queste piantine gialle. Mi sa che ne scarterò una. Non me ne vogliate, ragazzi, ma veramente penso sia meglio uno spray medico a questo punto delle cose. Se dovessi trovare una piantina verde da combinare. Oddio, che è? Oddio, che è? Oddio, 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 tremendo, tremendo, tremendo il quadro che mi si sta... No, 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 no. Tremendissimo, davvero tremendissimo tutto ciò. Terribile. Terrificante, si sta arrabbiando. Oh, non posso raccogliere niente. Non posso raccogliere una ceppa, ragazzi. Non voglio usare veramente troppi colpi, però dobbiamo cercare, ragazzi, oddio, di farne fuori il più possibile. Ciao bello, ciao caro. Ah! La puta che te parió, che cazzo è, che schifo. No, no, no! I ragni pure no! Oh, 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 oh. Con calma e per favore, lui ci sente, ragazzi, è cieco ma ci sente. No, gli schifi no. Calmate un po'. Oddio. Magari lo fai fuori tu per noi, che schifo. Che schifo, mo mi saltava addosso lo schifo. Oddio, 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 oddio. No, 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 no. Questa situazione è tremenda, ragazzi, veramente tremenda. Allora, oddio, come devo fa? Non lo so. No, raga, è pure difficile colpirlo. È tutto corazzato il bastardo. Come faccio? Oddio. Oddio, devo cercare di acchiapparlo da dietro. Non me ne vogliate, non prendetela come una cosa brutta. Oddio, a tua sorella. Maledizione. Devo usarlo, ragazzi, per far fuori gli altri stronzetti che vanno in giro, perché se no... Ok, 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 ok. Oh, 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 con calma e per favore. Vai, colpisci, bada bum, bam. Oddio, oddio. Non devo correre perché appunto ci sente. Ok, approfitto, 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 via la plaga. No, è ancora viva la plaga. No, è morto, è morto, è morto. È davvero morto? No, ma non ci sto credendo. Che è successo? Lo schifo che sei. Lo schifo che sei. Guarda, aspetta un attimino. Un attimo di pazienza, grazie. Non ti avvicinare con quei tentacoli orridi, grazie. Ok, allora. Appena raccolto il berillo rosso, ragazzi, giusto mi serviva un'altra gemma rettangolare. Allora, pesetas, cosa posso raccogliere? Sta caspita di trota, tra l'altro, mi serve, ovviamente, per quella. Visto ci siamo, creiamoci munizioni per mitragliatrice, ragazzi, così uso pure un pochettino di polvere da sparo, ma non è che mi si crei poi tanto altro spazio, perché pure sti cavolo di... Ah, è vero, l'altra volta mi hanno dato pure questo mirino con biosensore, la cosa non mi è piaciuta tipo per niente. Ma proprio per niente. Pegetas, munizioni pistola. Pegetas, che altro? Munizioni pistola. Qua dentro cosa ci sarà mai? Vediamo un po'. Munizioni fucile, risorse S, polvere da sparo. Polvere da sparo a go go. Pegetas, polvere da sparo. Wow. Qua che cosa c'è? Dardi esplosivi. Non li posso raccogliere, ovviamente. Quindi, raga, c'ho la balestra praticamente che mi occupa tutto sto grandissimo spazio e non me ne faccio nulla. Va bene, polvere da sparo la posso raccogliere. Munizioni carabina rimarranno qua, temo. Raga, in che modo posso liberare? Non lo so, creiamoci ancora munizioni fucile. Mi si sono creati 3 slot. Adesso posso raccoglierle. Perfetto, va bene, dai. Posso ritenere abbastanza soddisfatta. Anche se sto spazio è una valigetta, mi sa che l'ho organizzato proprio male, ragazzi. Va bene. Allora, andiamo avanti. Andiamo avanti. Io sono proprio curiosa. Polvere a sparo. Di vedere
dove stiamo andando, cioè dove arriveremo mai. Ma quanta polvere da sparo mi è stata da? Quanta? Mi farò altre munizioni per carabina allora, visto che ci siamo. Ok, perfetto. Ah, tutta sta situazione non mi convince. Ma tu guarda un po', una piantina verde, finalmente quello che mi serve per togliermi dai piedi anche questa benedetta piantina gialla, ragazzi. Quindi le combiniamo tipo now, assolutamente, e la userò tipo now, perfetto. Così mi ripristina tutta la vita e me la allungo un pochettino. Va bene. Tappe, 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 tappe. Qua ci sono altre due scatole. Tappe, getta, polvere a sparo. No, polvere a sparo, lacrime a viola e risorse. Va bene. Spero e credo di aver preso tutto. Comunque era qui che dovevamo arrivare, ragazzi, a questo benedetto ascensore. Andiamo allora. Con quanta calma. Come se non fosse successo assolutamente nulla. Va bene, va bene. Ancora tu? No, non mi dire. È ancora Mr. Kela? È fantastico. Adesso mi sa che userò veramente tutta la polvere da sparo e le risorse che ho raccolto fino ad ora. E infatti qua mi piazzano anche Eusti, ragazzi. Un motivo ci sarà. Allora, per quanto riguarda la corona, quello che mi avete consigliato è di usare colori tutti diversi. Il punto è che purtroppo non ho abbastanza colori, ragazzi, per... vedete, non ho né berilli rossi né viola. Temo, ho soltanto... Allora, niente, vabbè, berillo viola già ce l'ho messo. Gemma rossa, berillo rosso, gemma blu. Mi toccherà, ragazzi, metterci quest'altro berillo rosso. Purtroppo non posso fare altrimenti, quindi mi sa che lo terrò Brave così. Straniera. Ciao, caro, adesso arrivo, dammi un attimo. Vediamo, pesetta, spolvere da sparo. Pesetta, se polvere a sparo, perfetto. Allora, tra l'altro, aspetta, scusami, non me la completa questa? O gliela devo vendere? Forse gliela devo vendere. Benvenuta. Forse gliela devo vendere per completare la sfida, non mi ricordo. Ok, ecco ragazzi, questa era la sfida, quindi vendi il signore dei canali. Perfetto, mi danno 8 spinelli, meraviglioso. Benvenuta. Allora, prima cosa, quindi lacrima viola, signore dei canali, eccolo qua. Così ragazzi, la corona elegante vale la bellezza di 70.000 pesetas, direi che ce lo facciamo andare. Andare bene così, quindi ben vendiamo fatto. Tutto e vai. Sì, grazie. Beh, Eusti, grazie, grazie caro. Adesso ne abbiamo 16, ragazzi, una bellezza di 16. Quindi con 16, per ora penso, ragazzi, che ne scambierò 3 per un'altra piccola chiave, anche se ormai a questo punto delle cose non so quanto serva, però almeno ne prendo una. Poi, per quanto riguarda i potenziamenti, riparerò il coltello, aumenterò la capacità del fucile, visto che ci siamo. Aumenterò la capacità della carabina. La capacità della pistola. Aumentiamo anche la cadenza di tiro, ragazzi, del fucile. Ci sta, mi piace. E la cadenza di tiro dello stingray. Aumentiamo anche la velocità di ricarica dello stingray e la velocità di ricarica del fucile. Per quanto riguarda la mitragliatrice, direi di aumentarne anche qui la capacità. Va bene, dai, mi ritengo abbastanza soddisfatta, ragazzi. Abbiamo fatto bei potenziamenti. Estensione valigetta, ragazzi, a questo punto non so se è tanto utile, ma direi di sì. Ce le ho le pesetas, la compro. Direi che basta così. Ho usato un bel po' di pesetas, ma ho fatto un bel po' di potenziamenti, ragazzi. Quindi, ovviamente, ho salvato la partita, direi che possiamo andare, ragazzi. Quindi ricarico tutte le armi, ovviamente, visto che ne ho aumentato la capacità. Perfetto, fatto tutto, non perdiamo più tempo, andiamo. Vediamo un pochettino se riusciamo a raggiungere lui, anche se a quanto pare adesso purtroppo... Ecco ragazzi, vedete questi suoi binari. Ecco. Stavo dicendo, il compito ingrato che ci spetta adesso è appunto di avere a che fare con Mr. Kela. Quindi ci danno 2 munizioni fucile. Andiamo. Wee, oh shit. Devo avanzare qualcosa. Già. Non credo che a lui l'idea faccia tanto piacere, ma... Ciao caro, ma quanto tempo. Ora basta. Vieni qui. Oddio, non gli dico così che si ringalluzzisce tutto. Qui va bene. Ok, questa sarà l'area dello scontro? È scontro finale? Non lo so. Sinceramente non lo so se sarà scontro finale, ma aiuto, aiuto, ragazzi. Aiuto. Caro.
Non usare più le tue abilità psicotiche, per favore. Lo sapevo. Sarebbe stato troppo bello, ragazzi. Non avrebbero messo lì quei barili. Oddio! Ma dove ce l'avevi tutta quella roba? Sei innamorato di me. Ah, vedi? Vedi? Dall'inizio del DLC che lo dico. Ma che cazzo sei? Cioè, dove... Scusa, no. Io non vorrei essere indiscreta, però... cioè... Tutta questa porcheria che ti porti appresso, no? Ma dove... Dov'era? Dove ce l'avevi? Oddio! Oddio! Ricarica un po'. Oddio! Eccala, lo sapevo io. Mo stava a dire, non usare le tue capacità psicotiche, per favore. Che fai? Ma sei proprio uno scostumato. Oddio, che schifo. Oddio, che schifo. Ma scatarrata addosso. Ma che porcheria, ma te vergogni. Ah, raga, sto per morire. Ma non c'ho niente, c'ho solo uno spray, mi sa. La situazione si mette male. Caro, caro, caro. Oddio, che fai? Che fai, che fai con lo schifo? Ricarica un po'. Ricarica, ricarica, ricarica. Veloce, veloce, veloce. Velocissima. Mannaggia la pupazza che mi date. Munizioni mitragliatrice. Inizierò ad usare questa. Ricarica un po', grazie. Non t'avvicina, non t'avvicina. Non t'azzardare. Oh, posso andarlo a colpire. Vai, 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 alzati, Ada. Oddio, ma che sono ste porcherie. Ecco, niente, ho perso l'occasione, ragazzi. Mannaggia tutto. Ma cosa sono queste cose che pulsano per terra? Che schifo. Va bene. Risorse S, devo dire, utilissime. Davvero utilissime. Ricarica un po'. Cioè, io c'avevo tutti sti colpi per mitragliatrice, me ne sono rimasti solo questi. E dai, aia. E niente, raga, mi sono finiti. Allora, adesso oddio, adesso facciamo una cosa divertentissima. Usiamo la carabina. Saga, saga. Saga, saga, non t'azzardare. Mannaggia la pupazza. Oh, mi devo sempre far colpire, ma io non lo so. Oddio. Sì, però, lo dico sempre, qualcosa te lo potevi tenere là dentro, no? Sei proprio uno scostumato. Veramente uno spacciato e uno scostumato. Cioè, non te vergogni, manca un pochettino, no? Ok, colpiamo, colpiamo. Solo questo facciamo. Oddio. Non parlerei tanto, Ada, perché siamo nella merda, ma proprio grave, capito? Oh, piantine verdi, ma che bello. Pare che mi hanno letto nel pensiero, adesso che sono, appunto... Ah, facciamo una doppia miscela di piante, ragazzi. Perfetto, ci ha salvato un attimo il culo. Ma non so se basterà. Non so se basterà. Ah! Mannaggia te! Ah, credo, io credo proprio che... Ah, sorreta! E a tua mamma pure. Io credo che questo sia lo scontro finale. Almeno mi devo augurare. Oddio, mi lancia la merda! Cioè, se non è questo lo scontro finale, regà, no, 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 deve essere per forza questo, dai. Oddio, mi sono fatta esplodere, vai, 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 approfitta. Do così facile? Davvero? Non ci credo manco se lo vedo. Ferbaglio della governante, cioè, ma volete far capire che questo coso era una femmina? Mamma che schifo, mamma che schifo. Oddio. Il vermone. Che te pareva, ha preso vita il vermone. E lo sapevo, non c'ho più niente io. Cioè, che cosa gli faccio a questo? Non proprio quello che mi aspettavo. Oddio, che gli faccio io a questo? Aiuto, aiuto. Allora, state buoni. Porca vacca miseria. Pure tu, però. Ok, ricarichiamo un attimo. Usiamo la mitragliatrice, ragazzi. Che palle. Mamma mia. Allora, piantina verde. Mi sta andando un sacco. Porca vacca miseria. Un sacco di cose per mitragliatrice. Ok, allora.
Con calma. Ricreiamo una misceletta. La devo usare tipo now. Tipo subito. Perfetto. Siamo attenti. Che palle. Che palle immense, raga. Cioè, quando spara sti cosi per terra, li pianta dappertutto. Cioè, se ci cammino sopra è la fine. Ovviamente. No. Minchia. Ti sparo nell'ano, Dio santissimo. Ok, stiamo attenti. Stiamo attenti. Merda schifosa che non sei altro. Cosa c'è qua? Ok, munizioni mitragliatrice, perfetto. Oddio. Quello è il tuo ano? Lo metti in bella vista. Scusa, scusa, non volevo offendere, ma sappi che pure te sei un vero cafone, perché così lo sventoli ai 420. Sono nella cacca, ragazzi. Non c'ho più colpi per mitragliatrice. Che schifo che sei, che schifo che fa. Sì, domani così lo colpirò mai, tipo. Tipo mai, ragazzi. Allora, proviamo a usare la carabina. Ma... L'ho fatto proprio male. Ma male, male, male. Malissimo. Non c'è sta manco più niente. Sì, domani. Sì, certo. L'ho colpito una sola volta, ragazzi. Greve. Oddio, non ti avvicina, mannaggia santa. Qua c'era qualcosa. Ok, munizioni fucile. L'unica cosa che buona che mi è uscita. Ok, non c'ho niente. Devo ricaricare. Mannaggia, stia buono. Stia buono, raga, sono nella ca... Oddio, no, non me potete fa questo. Ma siete dei bastardi immensi. Sono morta, ragazzi. Ciaone. Non ho parole, veramente non ho parole. Spero, ecco, la vera forma è creatura incappucciata, fa schifo. No, ma me devo rifare tutto, ma almeno me potete far rifare la seconda parte, ma dai. Cioè, che palle, una volta che uno ha superato la prima, cioè checkpoint, fatemi andare alla seconda, che cavolo. Che grossa perdita di tempo, regà. Devo cercare di non farmi ferire il più possibile proprio nella prima fase. Vabbè, ma è impossibile evitarli sti cosi. Ok, ragazzi, allora, non ho usato alcuna cura in questa prima fase. Cioè, poi alcuna cura. Non mi hanno dato altre piantine, quindi ho soltanto lo spray medico attualmente. Ok, ragazzi, allora, stiamo pronti. Non proprio quello che mi aspettavo. Seconda fase, sono guai grossi. Grossi guai, veramente. Raccolgo tutto, c'ho una pianta rossa. Ma porca paletta, regà. Oddio, cioè, sono praticamente morta, ma sono salva per miracolo. Uso immediatamente lo spray. Che non... Piantina verde, ok. Allora, combiniamola subito con la piantina rossa. Così al bisogno potrò usarla immediatamente. Ok. Devo cercare di stare concentrata, ragazzi, possibilmente. Perché quelle munizioni per fucile le vorrei usare per quando ci saranno gli insettoni, che sono un po' più... Ma porca paletta. Oddio, mi ha circondato la merda. Oddio. Oddio, ecco gli insettoni. Facciamo attenzione. Mannaggia a te. Ok, e vattene. Minchia, me devono pure bloccare. Cazzius. Allora, munizioni mitragliatrice. Vai così. Oddio, vado. Ok. Non credo che sarà ovviamente l'ultimo colpo, purtroppo, però almeno c'è qualcosa. Che schifo. Che schifo. Ok, polvere da sparo. Buono. Temo che non basterà, Ada. Purtroppo. Ok. Devo cercare di rimanere concentrata, ragazzi. Scusate se non parlo molto, ma appunto non voglio fare stupidaggini, perché non ho la minima intenzione di ripetere tutto.
Quindi andiamo, forza, secondo colpo. Complicatuccia, sta boss fight. Abbastanza impegnativa. Ok, oddio, lo schermo. Mister Kela, non poteva funzionare fra di noi, te l'ho detto sin dall'inizio. Tu hai voluto insistere. Alla fine l'amore fa male. Oddio, ecco. E infatti... Guarda, fa male anche a me. Che schifo. E ora troviamo Luis. Ok, era questo, no? Il parassita che le dava problemi. Ottimo, ragazzi, per fortuna, devo dire. Alla fine ce l'ho fatta. Si tratta a volte di non fare le cose troppo frettolosamente o robe del genere. Quindi, allora, il cadavere di Mr. Kela è qua. Giace qui e per sempre qui sarà. Quindi, ciao, non è stato bello conoscerti. Ti dico addio adesso. Un bastardo. Krauser ha rubato l'Ambra. Leon sta combattendo con lui. Sto arrivando. Ok, quindi... Mi spiace. Per me finisce qui. Ti invio i miei documenti. Ti aiuteranno. L'Ambra, Luis. Dov'è? Grazie a te ho potuto fare qualcosa di buono. Di che parli? Ti sono grato. Te l'ho detto. Sono un buon samaritano. Aiuta Leon quando non ci sarò più. A proposito, sembra abbia bisogno di me. Leon! Documento ottenuto. Ok. Niente, ci dobbiamo prendere di qua, ragazzi. Continuiamo a salire. Il povero Luis, temo che ci abbia abbandonato, purtroppo. Mi accolgo tutto. Spinello, pesetas, lacrima viola, munizioni mitragliatrice. E si va. Chissà se incontreremo di nuovo Eusti, ragazzi. Non so se avranno avuto la decenza di metterlo anche qua dopo aver sconfitto Mr. Kela. Chi lo sa. Quindi vediamo un pochettino. Continuiamo a salire. Whee! Oh, eccolo. Luis, il nostro addio dovrà aspettare. Ok, quella è Ashley. È inutile che scappi. Leon, non c'è tempo da perdere, ascoltami bene. La tua amica è sulla torre dell'orologio. Se ti sbrighi, arriverai prima che si trasformi in una di loro. Ah, quindi non sei proprio senza cuore. Immagino di doverti ringraziare. Sì, dovresti. Ora devo raggiungere Krauser. Vabbè, lei ha dato una grossa mano a Leon, eh? Allora, qua nelle vicinanze, ragazzi, non vedo Eusti. Io penso che fino a quando non lo incontrerò continuerò a registrare, perché è vero che c'è il salvataggio automatico, ma qui sono più sicura quando salvo io. Quindi prova a sparo, pesetas e bla bla bla. Vediamo cos'altro c'è qui. Quindi pure Ada ha avuto a che fare con Krauser. Lacrima viola. Va bene, andiamo. Caro Krauser, ti raggiungerò. Anzi, caro Krauti, perché il tuo vero nome è questo. Tu l'hai modificato in Krauser. Mitragliatrice e polvere a sparo. Però, siccome ti vergognavi tanto del tuo nome, cioè sarebbe dire Krauti, allora così veloce? L'hai modificato proprio per evitare prese in giro. No, non vedo rompe maroni, eh. No.
Non mi dovete rompere i maroni. Ecco, perché ho abbastanza fretta. Ho appena sconfitto un vermone di, non lo so, tipo 6 metri o robe simili. Non sono, ho appena vomitato un parassita che mi stava mangiando dal di dentro. Quindi non mi beccate dell'umore migliore. Ecco, questo è poco ma sicuro. Munizioni carabina, pesetas. Avanti tutta. Io penso che comunque, ragazzi, incontreremo Eusti prima di qualche altro scontro importante. Zitto un po', grazie, anche te. Mi fai un favore? Eccala, lo sapevo io. Perfetto, perfetto, perfetto. Ok, satisfecia adesso, quindi polvere da sparo. Granata putend, la granata putend. Munizioni carabina, perfetto. Ok, giriamo questa. Vediamo un po' dove ci conduce. Ah, ok, stiamo aprendo il... Oddio. Scusa, faccio... No, pensavo di poterglielo far cadere addosso, ma non è così semplice. Quindi dovremo fare di fretta, ragazzi, perché il cancello si sta chiudendo di nuovo. Tra l'altro, scusate, ragazzi, ho un po' di fretta, quindi toglietevi dal cazzo. Veramente, grazie. Ciao, ciao a tutti. Ciao a tutti, è stato un piacere. E non è stato un piacere. Perfetto! Ci portano qui da Eusti, ragazzi, come avevo immaginato. Ti fai un regalo. Ciao, caro. Cos'hai di nuovo di bello? Hai qualcosa di bello di nuovo? Vabbè, non ho abbastanza spazio comunque per comprare nient'altro, ragazzi. Quindi magari se mi consiglierete voi di scambiare qualche arma che ho con qualcuna di queste altre che sono qua. Perché lo sapete, io purtroppo non me ne intendo poi tanto, in effetti. Intanto mi vendo queste due lacrime viola e questo fermaglio della governante, anche se l'ultimo ricordo che ho del nostro caro Mr. Kela, quindi via. E il diamante giallo non so, ragazzi, per ora me lo tengo, ma non so se troverò altre cose da incastonare. Perfetto, ragazzi, allora io ho ovviamente salvato la partita, quindi d'ora in avanti dovremo inseguire Krauti e riuscire ad acchiapparlo, anche se adesso io non so poi come saranno andate le cose fra i due, perché alla fine nella storia principale è comunque Leon a sconfiggerlo, quindi vedremo un attimino come andranno le cose. Come sempre, ragazzi, aspetto i vostri pareri qua sotto in commento. Questo video termina qui, grazie a tutti, un bacione, e un abbraccio a tutti, ragazzi, da Giocherina, ciao!